Cari amici, siamo, hai detto un bel titolo, purtroppo siamo arrivati al termine, abbiamo ancora un brano per salutarvi e speriamo di potervi rivedere numerosissimi quando avremo modo e la possibilità, se il Covid ce lo permetterà, di fare uno spettacolo teatrale per omaggiare il maestro Borghesi. La prima cosa che mi sento di dire, grazie infinite a tutti voi perché avete sfidato anche la pioggia e siete rimasti numerosissimi. E per noi è veramente un grande segno d'affetto, ci avete dato la carica, vi ringraziamo tanto. Come vedete io qui ho un telefonino, perché un telefonino? Perché devo fare dei ringraziamenti e a memoria non potevo ricordarmi tutto. Io ho la testa grossa, clevera, però a forza admetti da Robin Trent non ci sta più niente. Ah oui, è la verità. Allora, se non, ecco qua, se non si gira il telefonino, allora. Quello è un video, eh? No. Un ringraziamento particolare. Con i vostri applausi, scusate, ho l'abitudine di andare troppo avanti, vi chiedo scusa. Vorrei un applauso per Davide Legni e Achille Matassoni per le riprese video della serata. Un applauso per Andrea Bartolini per la registrazione della serata. Registrazione audio, Andrea Bartolini. Grazie a Sandra Bocchini e a Claudia Comandini per l'assistenza alla regia e i servizi, grazie. Grazie a Fulvio Bertolini per le riprese televisive, grazie Fulvio e a tutti i tuoi collaboratori. Io conosco solo Dino Valdesalici di nome, mi scuso con gli altri perché non mi ricordo il nome, perdonatemi. Un ringraziamento a Stefano Bentini per le fotografie, grazie a Stefano. Un ringraziamento per l'audio luci e audio, quello che avete sentito, per tutto questo service meraviglioso, grandioso, che per tutta l'estate ha lavorato qui a Gatteomare, all'Arena del Rubicone. Un saluto e un ringraziamento a Daniele Polverelli. Grazie Daniele. Un ringraziamento va a Claudio Borghesi, il figlio del maestro Borghesi. Un applauso per la loro presenza, per il grande maestro Primino Partisani, grandissimo collaboratore, autore di tante musiche e tanti testi della grande storia borghese. Grazie maestro. Un ringraziamento a colui che ha portato avanti la grande storia borghese fino al 2011, Sigfrido Paganelli. Grazie Sigfrido, grazie per essere intervenuto anche a te. Adesso si smurta in corsa qui, cioè, fate, si smurta la tecnologia, non so mica tanto micchio con la tecnologia, I risultati del calcio, se non so. Allora, un grande ringraziamento, perché voi non li avete visti, ma ci sono e sono molto importanti, perché sono quelli che hanno patrocinato questa serata. E sto parlando di Roberto e Cristina Rinaldi delle Edizioni Musicali Novalis. Grandi collaboratori che tanto fanno, ma veramente tanto, per la musica da ballo, per il nostro settore. E poi i ringraziamenti istituzionali. La prima persona che voglio ringraziare, a cui vorrei dedicare il vostro applauso, è Moreno Conficconi, perché mandare avanti una realtà di questo tipo da oltre 15 anni, parlo a livello artistico musicale, non è una cosa facile, e Moreno ci sta riuscendo alla grande, nonostante i suoi grandi impegni, poi specialmente quest'anno con Extra Liscio. Poi un applauso lo facciamo al presidente e ai suoi collaboratori, facciamo un applauso a Massimo Bondi e a Sandro Teverini, per la loro grande disponibilità. Un ringraziamento all'amministrazione comunale di Gatteomare, grazie anche a loro per la loro ospitalità. E alla fine a questa grande organizzazione che si chiama da 3 anni Gatteomare Summer Village. Grazie a tutte queste persone, a queste grandi realtà che danno vita a quest'estate meravigliosa in questa fantastica località balneare. Gli ultimi applausi però ve li chiedo per i miei colleghi, per i miei amici, che sono stati qui sul palco con me questa sera. Ve li ho presentati, ma vi chiedo ancora un applauso per Daniele Donadelli, fisarmonica e tastiere, Loris Bresciani al basso, Pier Martinetti alla chitarra, new entry eccezionalmente per noi, Luca Bergamini alla batteria, il clarinetto in do, Gabriele Zaccherini. Il nostro legame con la storia borghese, la fisarmonica che sorride, da Ron Fred, Edmondo Comandini. Grazie.
Il sax per la prima volta emozionato, Marco Tagliavini. Alla grande, ne sono orgoglioso. Il giorno che non mi emozionerò più, non mi vedrete mai più su un palcoscenico. Sono contento, Marco, perché di solito sbagliare sono sempre io, invece stasera mi avete dato una mano. Grazie. È il bello della diretta. Noi ci siamo divertiti tantissimo. E adesso vorrei invitare qui su questo palco, per terminare questa serata, due grandi personaggi. Con il vostro applauso vorrei qui sul palco Ezio Tozzi, chitarrista storico dell'Orchestra Borghesi, e la leonessa di Predappio, anzi di Castrocaro, Roberta Cappelletti. Grande Robby! Un ultimo saluto, un ringraziamento, lo vorrei fare anche a Claudio Comandini, che è là dietro, che ha, come vi ho detto, quando uscite trovate i CD, il libro, i DVD della storia borghesi. E vorrei salutare un nostro amico che è un grande giornalista, che è Armando Pasolini, che è sempre presente e che ha sempre sostenuto la musica da ballo, quella vera. Detto questo, sappiate che domani c'è una grande serata, venerdì c'è una grande serata e sabato c'è un'altra grande serata per terminare questa grande stagione del Liscio qui a Gatteo Mare, all'Arena del Rubicone. Noi vi salutiamo con questo brano. Adesso passo il microfono alla Cappelletti, perché lo presenta lei, che lo sa qual è. Ah sì sì, una grande polca che sicuramente farà venire una grande voglia di ballare. Speriamo che si arrivi presto a ballare tutti insieme. Signori, partiamo ragazzi, siete pronti? La polca dell'amore, tacca! Una grande gioia, un grande bene al cuore potervi ancora emozionare con le belle musiche, le canzoni del grande maestro Vittorio Borghesi in questo suo centenario. Signori, grazie a tutti, buonanotte, buonanotte, le corde si sono rotte!
porta la luce.